ai piedi di San Francesco di Paola e davanti a questo mare. Ieri mare nostro, oggi mare di morte. Ieri viaggi della speranza, oggi viaggi segnati dalla tragedia. È un mare questo che molti di voi abitano, che per molti è fonte di sostentamento, fonte di vita. Oggi questo mare, insieme ai tanti nostri morti, accoglie altri morti, diversi per il colore della pelle, ma nelle loro vene scorre lo stesso sangue, nei loro cuori le stesse speranze di ogni uomo, maschio e femmina, che cerca una vita migliore per sé e i suoi cari. Anche loro ci appartengono, i 700 di stamattina e tutti quelli che li hanno preceduti. Non possiamo restare indifferenti a tutto ciò. Non possiamo, ci diceva Papa Francesco, globalizzare l'indifferenza. E oggi il Papa, alla preghiera della Regina Celi a mezzogiorno in piazza San Pietro, mentre lo informavano della tragedia mattutina, così si rivolgeva alla folla di piazza San Pietro. Cari fratelli e sorelle, stanno giungendo in queste ore notizie relative ad una nuova tragedia nelle acque del Mediterraneo. Un barcone carico di migranti si è capovolto la scorsa notte a circa 60 miglia dalla costa libica. Centinaia di vittime. Esprimo, continua il Papa, il mio più sentito dolore di fronte a una tale tragedia ed assicuro per gli scomparsi e le loro famiglie il mio ricordo e la mia preghiera. Rivolgo, e anche noi ci uniamo a questo appello, un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza, onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri, che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, cercano una vita migliore, cercavano la felicità. Vi invito, continuava il Papa, a pregare in silenzio e poi tutti insieme, in questo giorno festoso, attorno a San Francesco di Paola, e gravido di dolore per tutti i nostri morti, ci rivolgeremo al nostro santo con la preghiera. Facciamo adesso una brevissima pausa di silenzio.